Sindaco, lei ci sta abituando a delle conferenze positive. Quella di oggi riguarda un altro settore che sicuramente sarà messo in regola. Ma stamattina annunceremo degli interventi importantissimi, interventi finanziati dalla Protezione Civile che sono mirati alla salvaguardia del riassetto idraulico, quindi opere di protezione idraulica. Parliamo di 7 milioni e 600 mila euro portati a casa. Dall'inizio del mio mandato siamo arrivati quasi a 45 milioni di euro, quindi cifre importantissima. Adesso la vera sfida, come ripeto già da un bel pezzo, è quella di fare questi interventi. Interventi che migliorano la qualità del servizio. Assolutamente sarà così e saranno interventi mirati alla salvaguardia del territorio, quindi alla protezione di un territorio che ad ogni pioggia vediamo essere sempre più fragile. Il Comune fa la sua parte, non ci stiamo fermando da agosto praticamente con la pulizia dei canali, delle caditoie e dei tombini, però queste sono opere veramente importantissime che mettono in sicurezza parzialmente il territorio e soprattutto alcune zone particolarmente fragili come la Marinella, il quartiere che abbiamo visto subire i danni maggiori durante l'alluvione. Assessore, si sta facendo di tutto per migliorare la qualità della vita nella nostra città? Eh sì, assolutamente, anche diciamo, per prevenire quelli che sono eventi naturali che ormai colpiscono dappertutto, però qua l'ultima volta nel 2020 sono stati abbastanza pesanti da vivere. A seguito di quell'alluvione del 2020 noi abbiamo fatto una richiesta di finanziamento per la messa in sicurezza della città. Era una richiesta che ammontava a 12 milioni circa di euro e ora sono arrivati i finanziamenti. Non è stato finanziato tutto purtroppo perché avevamo chiesto anche degli interventi nella parte nord della città, nelle contrade nord, in particolare Margherita e il canale 19 e un altro intervento a monte di Viale Magna Grecia. Però questi ancora non ce l'hanno finanziati, confidiamo nel futuro. Al momento gli interventi più importanti sono sicuramente su Via Pignataro, perché è stata la zona maggiormente colpita dall'ultima alluvione, però abbiamo altri interventi sul Tuvolo, un intervento importante a Poggio Pudano sulla costa, perché se ci ricordiamo, diciamo, l'ultima alluvione aveva l'acqua che è scesa da quella zona, da Via Fiumessaro in particolare, aveva abbattuto il muro della ferrovia e spostato addirittura i binari. Ecco, l'intervento è proprio per la prevenzione di questo tipo di. Che tipo di intervento sarà? Sono tutti messi in sicurezza, reggimentazione delle acque e messa in sicurezza delle varie zone.